Bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Terminato il restauro del trittico di Würzburg presso l'opificio delle pietre dure, un grande progetto è stato presentato dalla direttrice della Galleria dell'Accademia Cecile Holberg, che riunirà temporaneamente, in occasione di una grande mostra, più di 20 frammenti del Pollittico al quale solo di recente è stata riconosciuta la paternità di Gherardo Starnina, datando le opere intorno al 1409. Questo altare dello Starnina è proprio un ottimo esempio non solo della pittura proprio fiorentina dell'epoca e dello Starnina, infatti tutti erano entusiasti di questa pittura che sembrava troppo bella e troppo ben conservata per essere vera, ed è un ottimo esempio per proprio una cosa positiva che nasce dalle mostre. Abbiamo avuto in prestito dal Museo di Würzburg Martin von Wagner e il professor Dombrowski è stato veramente generoso a concederci questo prestito. Dietro di me lo Starnina visibile, perché poi con questa mostra abbiamo cominciato proprio a far studiare il Starnina, il trittico, nell'opificio delle pietre dure qui a Firenze, perché questo è il luogo ovviamente d'eccellenza, e questi studi sono importanti per poi poter anche vedere come andare avanti, come esporlo, come comportarsi con quest'opera. Ed è stato un'espressione dell'open minding, direi, di questo direttore di Würzburg, che ha accettato proprio che gli esperti sui fondi oro si trovano proprio qui nell'opificio a Firenze. E a me fa molto piacere, perché non solo l'abbiamo potuto esporre nella mostra, ma dopo questa mostra siamo riusciti a convincere una fondazione tedesca, la fondazione Siemens, che ha supportato proprio il restauro, cioè è stato fatto togliere, sono stati fatti togliere i rintocchi alterati nel tempo, e non sembrava possibile, però l'altare è diventato ancora più bello e ancora più stupendo, e sono veramente contenta che da questa collaborazione ora è nato anche un ulteriore progetto. Il capolavoro di Gherardo Starnina, opera tra le più importanti della pittura fiorentina tra il 300 e il 400, tornerà a Würzburg, città della Baviera in Germania, capoluogo del distretto governativo della Bassa Franconia. Una città ricca di testimonianze dell'arte barocca italiana del 600 e del 700, che tornerà in possesso di un grande capolavoro che risale intorno al 1400. Il capolavoro di Starnina era giunto nella Galleria dell'Accademia in occasione di una mostra su Giovanni dal Ponte, sull'umanesimo tardogotico, lungo un percorso che vedeva confrontarsi le opere di Giovanni dal Ponte con Starnina, Ghiberti, Gentile, Fabriano.
il trittico di Würzburg ha trovato ospitalità in un luogo importante come la Galleria dell'Accademia ed è stato oggetto di riflessioni e conferenze che hanno interessato il mondo dell'arte e della cultura. Questo autentico capolavoro della pittura tardogotica fiorentina, raffigurante la Madonna col bambino in trono tra angeli e quattro santi, prestato con grande generosità dal Museo tedesco alla Galleria dell'Accademia, è stato sottoposto a una serie di indagini diagnostiche da parte dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Con questi esami di laboratorio si è voluto approfondire la tecnica pittorica del grande artista fiorentino e indagarne la struttura originale del dipinto. La ragione della mia permanenza è di riunire questo gruppo di esperti che nel corso degli ultimi 10 anni si sono occupati delle nostre tre tavole del cosiddetto trittico di Würzburg, che originariamente non era un trittico, era un polittico che integrava molte più tavole, quindi una ventina di tavole che speriamo di poter raccogliere per una mostra a Würzburg che ha diversi obiettivi. Certamente c'è questa focalizzazione sull'opera stessa, sulla ricostruzione del polittico per quanto riguarda le tavole, però poi dopo vogliamo anche presentare al pubblico uno sguardo un po' diverso alla pittura fiorentina all'inizio del 400, perché noi siamo tutti educati sulle scie del Vasari a pensare che la pittura italiana si fosse sviluppata in maniera lineare. Invece, ho imparato in queste poche settimane, in questi pochi mesi, dalla conferenza alla Galleria dell'Accademia, alla giornata di studio, che la pittura fiorentina si presentava con tante anime, con tanti stili diversi, concorrenti e anche collaborazioni. Di cui io veramente non sapevo niente. E allora, ora vogliamo dar l'idea al pubblico tedesco com'era la pittura fiorentina nei primissimi anni del 400. Gherardo di Jacopo, detto lo Starnina, fu uno dei pittori più importanti della corrente tardogotica in Italia, che ebbe modo di conoscere formandosi negli ambienti delle grandi corti europee di fine Trecento. Secondo il Vasari, Gherardo Starnina si formò con Antonio Veneziano e poi con Agnolo Gaddi ed ebbe grandissima fama in patria e all'estero. La fonte più antica dalla quale attinse Vasari, e cioè il libro di Antonio Billi, ci dà notizia della sua permanenza in Francia e in Spagna. A Firenze aggiornò il linguaggio artistico di molti pittori fiorentini che a fine Trecento erano ancora legati a un tardo giottismo. Tra le sue opere più importanti vi è la decorazione della Cappella di San Gerolamo nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, di cui restano solo frammenti. A lui sono attribuiti anche alcuni episodi delle storie di Sant'Antonio Abate nella Cappella Castellani all'interno della Basilica di Santa Croce e tra le tavole la Madonna dell'Umiltà nelle Gallerie degli Uffizi.
Le vicende che riguardano le tavole dello Starnina hanno inizio con Martin von Wagner, artista e collezionista al servizio dei re di Baviera nel primo Ottocento. Nonostante fosse un esperto del periodo neoclassico, il collezionista riconobbe la straordinaria qualità delle tre tavole attribuite a quel tempo a un primitivo toscano e decise di acquistarle per se stesso. Dopo la sua morte, i dipinti, non ancora attribuiti a nessuno, entrarono a far parte delle collezioni del Museo dell'Università di Würzburg. Solo di recente è stata riconosciuta la paternità di Gherardo Starnina delle opere datate intorno al 1409. Arrivate in Italia nel 2016, in occasione della mostra Giovanni Dal Ponte, in occasione di un convegno al quale hanno partecipato i più importanti studiosi del periodo, è emersa l'importanza del trittico che è stato collocato tra le opere più rappresentative della pittura tra gotico internazionale e primo rinascimento. Terminata la mostra, tenendo conto dell'importanza dei dipinti, è stato deciso di intervenire con una pulitura eseguita dall'opificio delle pietre dure. Il restauro è stato realizzato grazie alla generosità di una tra le fondazioni più attive in Germania per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Una grande collaborazione tra due istituti che si dedicano alla conservazione e alla valorizzazione dell'arte in tutte le sue molteplici espressioni. L'Opificio delle Pietre Dure, come voi sapete, si occupa sia di restauro, ma anche di ricerca e di formazione. Nell'ambito delle nostre competenze abbiamo spesso e volentieri delle strette collaborazioni con i principali musei italiani, fiorentini in particolare, in questo caso con la collega della Galleria dell'Accademia, che ci ha coinvolto in questo progetto di studi e di conservazione di questo straordinario trittico dello Starnina che è tornato qui a Firenze per questa mostra. Un'opera con caratteristiche tecniche molto interessanti, una eccelsa qualità sia nella scelta dei materiali che nella qualità proprio pittorica. In un momento così pieno di varie tendenze dell'arte fiorentina agli inizi del 400, stretta tra la grande tradizione giottesca, l'innovazione portata dal gotico internazionale e i primi bagliori di quella che sarebbe stata poi la grande rivoluzione rinascimentale. Quindi un momento veramente topico per l'incrocio di queste varie tendenze. Quindi l'Opificio ha collaborato ai convegni che ci sono stati con varie ipotesi, soprattutto della ricostruzione, ha svolto prima la fase diagnostica per approfondire questi aspetti, poi dopo la mostra su Giovanni da Ponte l'opera è venuta in laboratorio, un lavoro di circa 6 mesi, abbiamo riparato i danni principali che erano per quanto riguarda il colore, in alcuni ritocchi alterati e soprattutto in una vernice, di precedenti restauri che, ottundeva un po' il colore. Quindi una pulitura molto delicata, molto leggera, molto equilibrata per tirare fuori il massimo dell'espressione, le luci, le intensità cromatiche. E dall'altra il supporto che con lo smembramento del polittico lasciava le tavole completamente autonome, senza strutture di sostegno e di controllo dietro, e quindi abbiamo realizzato un nuovo intervento sul retro che mette in maggiore sicurezza nel tempo poi il comportamento del supporto ligneo, che come sappiamo è fondamentale. Per concludere, direi che questo rientra in una linea anche di tendenza del nostro istituto di collaborazione internazionale. Appunto, in questo caso con il Museo di Würzburg, ne siamo lieti e riconoscenti per la fiducia che il professor Dombrowski ci ha accordato contemporaneamente. Abbiamo appunto varie relazioni di carattere internazionale per progetti di studio e questo io sono fermamente convinto che l'Istituto debba lavorare a questo livello proprio per essere aperto a quanto in tutto il mondo avviene e poter dare il nostro contributo in questo dibattito internazionale, poiché lo scopo di conoscere sempre meglio e conservare sempre meglio queste opere è così complesso che nessuno può pensare di avere
nelle proprie tasche tutte le risposte. Quindi più riusciamo a confrontarci con il resto del mondo, meglio potremo fare il nostro lavoro anche qui in Italia. A conclusione dei lavori e prima del rientro dei dipinti in Germania, la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo dell'Università di Würzburg hanno il piacere di presentare un nuovo progetto di cooperazione internazionale. Grazie ai numerosi studi storico-artistici degli ultimi anni, infatti, sono stati rintracciati più di 20 frammenti che facevano parte del pannello centrale del grande polittico dello Starnina. Si annuncia quindi la ricostruzione temporanea del polittico nell'ambito di una mostra. Su proposta del direttore del Martin von Wagner Museum è stato già creato un team di esperti italiani, americani e tedeschi che daranno il loro contributo scientifico alla mostra. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.